Buongiorno. In questo periodo, in questi anni, si è molto parlato della intelligenza artificiale, dando grande spazio. Su questo argomento ci sono posizioni molto diverse. Ma queste posizioni diverse sono specifiche, cioè si occupano effettivamente del funzionamento o meno dell'intelligenza artificiale. È noto l'esempio di John Searle nella stanza cinese, no? Nella camera cinese. Egli, per confutare la similitudine intelligenza artificiale, intelligenza umana, fa un esempio abbastanza convincente, cioè dice: se viene posto una domanda a una macchina su un argomento, per esempio lui parla del cinese, un argomento cinese, in lingua cinese, la macchina risponde, ma come risponde? Risponde attraverso dei simboli, cioè è un dialogo basato su un sistema computazionale, su simboli. Però la tesi, che a mio parere è giusta, di Searle, il computer non capisce affatto il significato di questi simboli, non capisce affatto la lingua cinese, semplicemente si limita a usare dei simboli di scrittura oppure orografici che portano un determinato significato, che può capire un cinese, mentre una persona che conosce solo l'inglese non può capirlo. Quindi, mentre invece una persona umana, se conosce il cinese, può interpretarli, se non lo conosce, non lo conosce comunque, anche se per assurdo potesse rispondere attraverso i simboli. Non so se sono stato abbastanza chiaro. Poi ognuno di voi può approfondire il tema, come suggerisco sempre, leggendo Searle e il suo esempio della camera cinese. L'esempio che ho citato mi pare anche da Putman. Ma perché uso questo esempio? Forse non in modo precisissimo. Perché a mio parere, questo meccanismo dell'uso di simboli, o se vogliamo di strumenti, senza capirne il significato, è uno dei grandi problemi del nostro tempo. È uno dei grandi inconvenienti di questo orientamento verso la cultura tecnica, verso la cultura di massa, nella quale gli uomini in carne e ossa sono ridotti un po' come se avessero un'intelligenza artificiale, perché in realtà usano strumenti e adottano sistemi, anche un linguaggio, anche il linguaggio. Per esempio, per ragioni che è facilmente comprensibile di egemonia politica, la lingua più diffusa probabilmente oggi, lo è sicuramente nelle telecomunicazioni e nei computer, nei network, è l'inglese. Ora, ci sono parole in inglese che vengono comunemente usate senza che si capisca il significato di queste parole. Ora, estendendo l'argomento, si può arrivare a pensare, e non è un'ipotesi così peregrina, che anche per esempio nel campo dell'arte,
nel campo dell'arte, e gli artisti finiscono per fare attuare determinate azioni o realizzare determinate opere senza capirne veramente il significato. Ora, come diceva McLuhan, il significato può essere visto a più livelli, cioè c'è un significato immediato. Se io per esempio vedo una sfera, vedo una sfera, so che cos'è una sfera, ma se io questa sfera la metto in una esposizione come opera d'arte e questa sfera è manifestatamente costruita in modo industriale, allora il significato artistico di questa sfera è del tutto oscuro. Altrettanto si può dire per determinati happening. Io presento faccio una determinata azione, io artista, faccio una determinata azione che può essere interessante, ma un conto è essere interessante, un conto è la valenza artistica di questa azione. Sono su due piani diversi. Quindi la diffusione di questa tecnologia, quella tendenza di orientarsi verso la scienza e trascurare le materie umanistiche, eccetera, e poi anche per esigenze pratiche, ci porta spesso a, credo che succeda in moltissimi casi, a trovare persone che usano strumenti, che dicono cose, che utilizzano parole senza capirne il significato. Va premesso, a onor del vero, che la mancata conoscenza del significato delle parole preesisteva all'intrusione così determinante dell'inglese e di altre lingue. Anche nell'italiano, semplicemente, ci sono una quantità di parole di cui la maggior parte di noi non conosce il significato. Li usa ma non conosce il significato. Non penso all'etimologia, penso proprio al significato reale di questa parola. Per esempio, banalmente arte significa semplicemente fare. Io dubito che tutti quelli che usano arte sappiano esattamente il significato. Questo è un esempio semplicissimo, ma ce ne sono altri molto più articolati. Ora, tutto questo non è semplicemente un oscuramento mentale, è una incapacità di capire il mondo nel quale noi viviamo e operiamo. È qualcosa di molto più grave, molto più serio, e cioè è questa riduzione a noi stessi a una sorta di automatismo. A una sorta di automatismo. Noi reagiamo, facciamo determinate cose in modo automatico senza capire bene il significato. Ora, già tutta la civiltà contemporanea va in quella direzione. L'esempio banalissimo, il semaforo. Io arrivo a un incrocio, non ci sono macchine da nessuna parte, ma il semaforo è rosso e quindi io so che mi devo fermare, perché mi si impone di fermarmi, il che può essere accettabile per ragioni di sicurezza, ma è anche una forma un po' come dire astratta di regolamentazione. Un tempo facevi attenzione agli inizi della motorizzazione che non ci fossero persone. Adesso cosa succede? Succede che anche se è rosso qualcuno passa, e allora a quel punto lì il disastro avviene, perché chi è che arriva col verde non si preoccupa di guardare se arriva qualcuno, e quindi va magari a velocità sostenuta, e quindi l'incidente è spesso gravissimo, inevitabile. Mentre invece se non ci fosse il semaforo, entrambi
gli automobilisti che arrivano da posizioni diverse guarderebbero bene, si accerterebbero che non ci fossero macchine in arrivo. Ecco, questo è un esempio, se vogliamo, banale, ma significativo. Quindi già c'è quindi questo orientamento di tutta la vita contemporanea condizionata da determinate norme generalizzate, e sarà sempre peggio, perché man mano che aumentiamo di numero sul pianeta, ecco che per regolamentare i comportamenti e le situazioni ci sarà sempre più quello che sosteneva già circa un secolo fa Freud, quando diceva che la civiltà non accresce la nostra libertà, ma la riduce, perché impone delle regole. Quindi a questo punto c'è questa intelligenza artificiale, noi usiamo il computer, quasi nessuno di quelli che usa il computer ne conosce il funzionamento, e ubbidiamo a determinate input. E quindi procediamo in modo automatico, senza porsi eccessive domande, il che è estremamente negativo. Ma c'è di più: siccome sui computer c'è il correttore automatico degli errori, quindi anche chi non sa scrivere ha il correttore automatico che gli segnala gli errori e quindi può correggere. Ora, da un lato questo è sicuramente un vantaggio, ma dall'altro scoraggia dall'imparare effettivamente la grammatica, nella sintassi, ed imparare davvero a scrivere, perché tanto è un po' come abbiamo detto più volte della memoria: non è necessario che io impari qualcosa a memoria, che io ricordi, tanto c'è il motore di ricerca che io metto il nome e mi dà la risposta. Ora, tutto questo è molto negativo sul lungo periodo, perché l'esempio più scontato in questo: se io sto seduto su una sedia e non mi muovo mai, le mie gambe perdono di tono, i miei muscoli diventano deboli, flaccidi, e quindi poi ho difficoltà a muovermi. Ecco, la stessa cosa avviene per il cervello. Se io sono sempre più indotto dall'automatismo a seguire determinate prassi, anche in arte, perché l'aspetto negativo della tecnologia, che ormai ha fatto irruzione massiccia nell'arte, è anche questo, perché io salto una quantità di processi artistici, no? Mi limito quando va bene, all'idea. Quindi io ho un'idea e questa idea viene realizzata da altri o viene realizzata dalla tecnica. Quindi tutto l'epistemologia dell'arte diventa inutile. Ecco, quindi poi tutto da vedere se poi l'ontologia che ne deriva ha un significato. E questo è un altro discorso. Ma resta il fatto che tutto il procedimento artistico è azzerato, perché io adotto dei criteri, il principio di tutto questo è ready made, di recuperare delle cose e mettere lì come opera d'arte, no? Solo che in quel caso all'inizio c'era ancora tutta una motivazione concettuale, venivano sono stati scritti infiniti testi per spiegare il significato, cioè tutti i testi che a mio parere sono pochissimo convincenti. Vale quello che dice Sirli per l'intelligenza artificiale, non lo convince affatto della similitudine intelligenza artificiale intelligenza umana. Ecco, io penso che altrettanto si possa dire dell'arte così come viene sviluppata in questo modo, attraverso, a partire dai ready made a finire la tecnica, perché è chiaro che il percorso è un po' come la scuola, scusate se salto ma il filo del discorso è questo, è un po' come la scuola. Oggi, per esempio, che siamo a dominanza femminile in un matriarcato di fatto, no?
E le madri, si sa, sono tolleranti, basta leggere Bachofen, il potere femminile. Quindi cosa fanno le madri? Cercano di facilitare in ogni modo il progresso scolastico del bambino, facilitarlo non nel senso di indurlo a impegnarsi, eccetera, ma trovare delle scorciatoie, degli accorgimenti. Nei casi estremi, come sappiamo, la cronaca ce l'ha detto, arrivano ad aggredire la maestra perché ha dato un brutto voto. Immaginiamoci l'effetto che può avere sull'educazione del bambino. Ma in ogni caso facilitano il percorso. E la scuola ovviamente fa altrettanto, no? Intanto per l'introduzione dei computer, che per la ragione che abbiamo detto riducono di gran lunga la capacità di scrittura, non solo la bella scrittura, ma proprio la scrittura come sintassi. Quindi, cosa succede? Secondo me la scuola è un percorso educativo e nel percorso educativo sta tutto anche l'impegno, il sacrificio dello studio, che non è soltanto per il risultato finale, cioè io ho imparato determinate cose, ma è come una passeggiata in montagna. Io non faccio una passeggiata in montagna per arrivare su una cima soltanto, faccio una passeggiata in montagna perché questo fa bene ai miei muscoli, mi fa respirare e serve molto al mio organismo. Ecco, la stessa cosa può dirsi riferito al cervello di un percorso scolastico impegnativo, serio, che mi abitua a sviluppare la memoria, a sviluppare il ragionamento e anche autodisciplinarmi, anche impormi determinati sacrifici per raggiungere un risultato. Ora tutto questo non c'è praticamente più, è grandemente ridotto. Quindi se mettiamo insieme gli argomenti, quindi intelligenza artificiale che ci aiuta a risolvere i problemi, che poi sia o non sia equiparabile a quella umana, abbiamo visto che secondo Stirling non è così e io concordo, ma a prescindere da questo ci risolve il problema. La scrittura, risolviamo il problema del fronte attraverso il computer. La scuola ci viene facilitato in tutti i modi, alla fine noi otteniamo magari dei risultati, però come esseri umani, come struttura mentale, struttura fisica, come impegno nostro, eccetera, eccetera, siamo sempre più, come dire, flosci, deboli, no? Rilassati. E questo si vede nella società. Questo si vede nella società, per esempio, con l'uso di stupefacenti, per esempio, con gli eccessi di ogni genere, per esempio, con una criminalità giovanile molto diffusa, per esempio con comportamenti discutibili, eccetera, per esempio con la facilità con cui subiamo le induzioni di media, induzioni spesso negative di varia provenienza. Quindi è un circolo all'interno del quale vi è questa decadenza umana che è alla base di ogni altra, di ogni altro problema, inclusa l'ecologia. Quindi, ecco, io se fossi nelle condizioni di poterlo fare, andrei cauto nell'adottare criteri e fare ragionamenti il cui fine apparentemente è positivo, perché chiaramente a nessuno di noi fa piacere affrontare un sacrificio, affrontare un impegno, eccetera. E nella natura animale, nella natura umana, se si può evitarlo, ma il risultato qual è? È questo che ci dovremmo credere. Mi fermo qui, lascio a voi queste mie opinioni per quello che valgono e ciascuno di voi trarrà le conclusioni che crede. Buongiorno.